L'Emporio Solidale Valtaro è una associazione che parte da un bisogno, il bisogno di un territorio individuato circa 10 anni fa e le associazioni di questo territorio hanno individuato in questa solidarietà concreta, hanno individuato una possibilità di collaborazione. Quindi c'è una solidarietà rivolta alle persone che usufruiscono della struttura, ma c'è anche una solidarietà, questa è l'idea originaria, tra chi opera la solidarietà, perché bisogna anche creare delle condizioni della solidarietà. L'obiettivo è una porta aperta, cioè quando nelle difficoltà economiche, mancanza di lavoro, le famiglie, i bambini, tutte le porte si chiudono per chi è in questa difficoltà, questo è il dramma, credo, di questa nostra condizione sociale in cui siamo ora, ecco, sapere che una comunità è in grado di aprire quella porta dove, oltre che dare alimenti, quello che serve, dare l'espressione di una amicizia, di una solidarietà. Nel 2022, 138 nuclei familiari con un totale di 384 persone, per 84 devoluzioni annuali. La distribuzione avviene al venerdì e quindi settimanalmente. Abbiamo calcolato un valore di beni di circa 164.000 euro distribuiti. Chi accede all'Emporio? O direttamente sulla base di un bisogno primario. Sono sempre più quelli che hanno bisogno di assistenza anche materiale. Oppure tramite i comuni che mandano loro la segnalazione delle persone e delle famiglie. Si accede però sulla base, presentando documenti, sulla base dell'ISEE, devono avere un determinato reddito che permetta loro di poter accedere. Tutti gli alimenti vengono consegnati in parte dal banco alimentare o tramite i prodotti FEAD che sono dell'Europa, oppure con la colletta alimentare, oppure noi siamo inseriti anche negli impori regionali. C'è un progetto CAL, per esempio, anche dell'ortofrutta che ci dà i prodotti ortofrutticoli. Poi quello che non è, che occorre ancora, li cerchiamo di reperire presso i distributori, le imprese di Borgotaro. Poi c'è sempre il progetto Parma non spreca, oppure con il centro di aiuto al volontariato c'è il progetto Pronti subito 2, che è finanziato dalla Fondazione Cariparma. Ecco, possiamo dire che i prodotti ci sono, gli alimenti ci sono. Poi si avvale soprattutto, questo è importante, mi sembra, dei volontari. Noi ci rivolgiamo alle persone che comprendono che cosa è la solidarietà oggi. Non è solo un gesto, è un modo di stare nel mondo. Cioè, non a partire dall'io, ma a partire da un noi. E questo vedo che funziona perché le persone in fondo sono nella stessa condizione. C'è il povero economico che non ha il necessario per fare la spesa, ma ci siamo tutti noi un po' poveri di legami, di amicizia. Quindi l'obiettivo prossimo è rinsaldare questa solidarietà tra chi fa la solidarietà.